La tragedia di Vasto, Fabio Di Lello verrà interrogato domani in carcere, ammazzato il 22enne che investì e uccise la moglie Roberta 7 mesi fa. Il padre della vittima: in questa storia c'è solo dolore, anche mio figlio è morto il giorno dell'incidente, per lui è stato un inferno. La manovra ci sarà entro aprile, forse anche prima, lo ha confermato il ministro Padoan oggi in Parlamento. Sarà una stangata da 2,4 miliardi di euro, 600 milioni di tagli e 1 miliardo e 800 milioni di nuove entrate tra lotta all'evasione e nuove tasse. Ecco che cosa ci aspetta. Chigi, vertice dal premier libico al-Sarraj e il presidente del Consiglio italiano per l'accordo bilaterale sull'immigrazione clandestina. Il ministro Padoan: indispensabile un aggiustamento dei conti, misure per 3,4 miliardi entro aprile. Estremamente allarmante l'ipotesi di una procedura di infrazione europea. Sarebbe una riduzione della sovranità dello Stato. Renzi al TG1, una scissione nel PD non la capirebbe nessuno, sia primarie e congresso, ma chi perde avverte deve rispettare il vincitore. Non è certo piaciuta alla Commissione europea la lettera di impegno inviata ieri dall'Italia per correggere i conti. Si aspettavano misure e maggiori dettagli. Tensione quindi col governo. Padoan replica in Senato: l'ipotesi di una procedura di infrazione è allarmante. L'aggiustamento della manovra è indispensabile. Comunicheremo i provvedimenti entro aprile. Diretta TGTG, subito i nostri ospiti, il professor Alberto Gambino, prorettore dell'Università Europea di Roma e presidente dell'Associazione Scienza e Vita. Benvenuto professore. Buonasera. E il professor Luigino Bruni, economista. Bentornato professore. Grazie. Allora, subito entriamo nella manovra, no, professor Bruni, perché economia, il ministro promette entro aprile tasse, tagli e poi stangata da 2,4 miliardi. Sembra un titolo già sentito, ma decine e decine di volte. Sì, perché siamo in questa forbice tra il bisogno di segnali seri, di incoraggiamento alle imprese per ripartire, e quindi annunci di tagli fiscali di cui c'è un bisogno estremo. Dall'altra l'Europa dice: dovete ridurre il debito. Quindi questa forbice in certi momenti si allenta, in altri diventa più stretta, ma siamo in mezzo. E quindi dobbiamo sapere che per qualche anno dovremo alternare notizie che danno un segnale positivo con altre che ricordano i vincoli che abbiamo in un'economia molto complessa. Cioè l'Italia non è uscita dalla crisi, siamo ancora in alto mare, abbiamo dei piccoli segnali contraddittori, la politica ci racconta una storia, secondo me, troppo semplificata di quello che sta accadendo oggi in Italia, e ogni tanto è bene, con la scusa magari di una notizia contraddittoria, riparlare seriamente di come stanno le imprese reali e le famiglie. Quindi tirare la cinghia ancora per un po', cioè non sono bastati questi anni. Soprattutto il primo problema: quando si annunciano soluzioni troppo semplici o crisi finite, che la gente poi si rilassa e non lavora per superarle veramente. Cioè noi oggi abbiamo avuto ieri i dati di una disoccupazione giovanile del 40%. Come si può pensare una crisi superata quando 4 giovani su 10 stanno fuori dal mondo del lavoro? Cioè la crisi è enorme dal punto di vista economico e sociale, quindi dobbiamo lavorare di più e non accontentarci di quanto fatto finora. E poi la politica, professor Gambino, cioè il voto Renzi che insomma ritorna in primo piano e dice la sua. C'è bisogno di una biopolitica, poi parleremo e capiremo perché sto facendo questo, ma perché Scienza e Vita è molto impegnata sulla biopolitica, che in fondo potremmo dire è una politica che non fa male, ma anzi no, rimette a posto. Non è la politica di Michel Foucault che interpretò questo concetto di biopolitica legato al governo dell'umano. Qui in realtà siamo davanti a un'altra definizione, quando la politica invece deve fare particolare attenzione alle fragilità umane, che è un discorso molto vicino anche al tema dell'economia. Del resto oggi, se le cose in Italia non vanno bene, è anche perché ci sono grandi differenze nel mondo. Essendoci grandi differenze nel mondo, significa che ci sono sempre persone che vengono sfruttate, costano di meno, inevitabilmente in quei paesi dove invece si era arrivati un certo benessere se ne risente. Questa credo sia anche un profilo. Mercato che entra dappertutto. In tutto questo, il duello tra Trump e Berlino potrebbe decidere le sorti dell'euro. Cosa ha a che fare con l'euro questo duello, secondo lei, professore? Beh, è fondamentale. Cioè, in questo momento c'è una chiara azione concertata da alcuni grandi poteri mondiali, l'America, ma
anche la nuova, il nuovo leader inglese, di mettere, cioè, di mettere in discussione seriamente l'Unione Europea. L'Unione Europea dà fastidio a un'idea di mondo isolato e chiuso. Oggi c'è uno scontro vero di inciviltà, come dice il mio amico Zanzucchi, non di civiltà, cioè di una visione del mondo che tende a chiudersi dentro i recinti nazionali impaurite dall'altro. In questo momento abbiamo alcuni esponenti anche in Europa, ma soprattutto abbiamo l'attuale America del Nord e l'Inghilterra, e questa Inghilterra, questo governo, e dall'altra c'è un tentativo di salvare un'Europa dei popoli che si incontrano e che possono incontrarsi. Sono visioni molto diverse. Evidentemente il primo partito fa di tutto, abbiamo visto ieri il dibattito sulla nomina del rappresentante, diciamo, dell'ambasciatore americano presso l'Unione Europea. Una persona che ha dichiarato che lui lavorerà per distruggere l'Unione Europea, aveva detto qualche tempo fa. Quindi dobbiamo capire che sono in gioco due visioni del mondo, una visione più inclusiva che crede in un'utopia di mercati e di popoli liberi, un'altra che crede all'opposto. Allora ripartiamo dal professor Gambino, però prima ci andiamo a vedere gli altri titoli dei telegiornali. Cacciato dalla chiesa Don Andrea Contin, il prete di Padova coinvolto nello scandalo a luci rosse che ha fatto discutere. Il sacerdote aveva un giro diamanti e riprendeva i suoi incontri in canonica con una telecamera. Il vescovo poco fa ha deciso di sospenderlo. Papa Francesco mi ha telefonato per comunicarmi la sua preoccupazione, ha detto. Trump, accetteremo solo i migranti che ci amano. Tensione col Messico dopo le parole basta pedombre sommando l'esercito. Poi la correzione era solo una battuta. Raggi interrogata dai PM sull'inchiesta per abuso d'ufficio è falso e spunta una polizza vita intestata alla sindaca dall'ex collaboratore Romeo. Allora, torniamo a dire biopolitica, spunta quest'altra cosa della Raggi che in teoria doveva essere il politico più specchiato del mondo, insomma. Sì, adesso quelle vicende della Raggi e del sindaco di Roma, come al solito, ma non solo aspettiamo, ma sembra anche un po' uno stillicidio. Adesso, al di là delle opinioni che uno può avere verso la Raggi, mi sembra che ci sia troppa enfasi intorno a questo sindaco. I complottisti direbbero c'è un piano per screditarla. No, la verità è che un movimento che ha sempre fatto della legalità il baluardo adesso si rende conto che probabilmente, essendo tutti esseri umani, bisogna essere un po' più attenti a non esasperare il concetto di legalità. Non basta un avviso di garanzia per essere ritenuti colpevoli. E quel movimento invece agli inizi riteneva che immediatamente ci dovessero essere dimissioni. Se dovesse utilizzare lo stesso peso verso i propri dirigenti. E poi Trump, che insomma vuole accettare solo, dice, solo i migranti che ci amano, e lì bisognerà inventare un test per capire come ci amano. E allora lì punto, l'impressione, insomma, no? È che Trump è rimasto ancora in campagna elettorale. Questa è l'impressione netta un po' da europei che nordamericano c'ha questa enfasi anche per certi versi. È giustificata in campagna elettorale, dice, però, però anche perché per serietà vuole fare alcune cose, le faccia, è inutile fare i proclami, ormai il periodo dei proclami è finito, giusti o sbagliati che sono, un politico che ha tutto quel potere le può cominciare a fare, anzi per certi versi il fatto che lo dica forse è anche una piccola salvezza, vuol dire che tutto sommato neanche lui ci crede fino in fondo se continua a parlare col suo elettorato e non con tutta l'America. E però intanto come giudicate per esempio il provvedimento che Trump ha preso subito bloccando i fondi ad una delle più grandi associazioni che è la Planned Parenthood, che è sempre stata in prima linea nel disprezzo della vita per su aborti e eutanasia, insomma su tutti i temi più sensibili, più caldi. Che dice professore? Sui temi della vita, chiunque fa azioni politiche a favore della sua tutela fa del bene. Poi bisogna vedere come lo fa e perché lo fa. Oggettivamente questo atto non può che essere giudicato positivamente. Allora, dicevamo della scuola di biopolitica, Scienza e Vita, sì. Ricordiamo perché esiste e cos'è questa scuola di biopolitica, dove punta, insomma. Certo. Oggi voi avete presentato appunto questo, potremmo dire, questo grande manifesto politico e culturale, antropologico, no? Sì, beh, Scienza e Vita nasce più di 10 anni fa ed è legata ai temi della bioetica. Ricorderete il referendum sulla fecondazione assistita, dove grande parte del popolo italiano capì che quella legge, così com'era, era un presidio davanti a un far west, e ci fu una battaglia che in quel momento storico andò bene.
Oggi i temi sono in parte diversi, ci sono bambini che nascono con 3 DNA, c'è il tema del fine vita, c'è il tema della manipolazione della genetica, c'è il tema dell'intelligenza artificiale, anche questa è comunque politica che incide sulla essere umano, sulla vita. E quindi abbiamo pensato, Scienza e Vita oggi ha circa 110 associazioni sul territorio, creiamo delle scuole di biopolitica. Biopolitica significa quando la politica deve porre un'attenzione a tutto ciò che riguarda l'umanità, ma l'umanità anche talvolta l'umanità sofferente. E allora, partendo dai temi importanti, la nascita, la morte, in mezzo c'è un altro pezzo di vita. Oggi, ad esempio, il tema che oggi è stato sviluppato in una bellissima, partecipatissima iniziativa era quello delle dipendenze degli adolescenti da internet. La interrompo perché mandiamo un contributo con un'intervista al professor Cantelmi proprio su questo argomento. Vediamo. Oggi si parla dell'impatto della tecnologia digitale sulla mente dei nostri bambini e dei nostri adolescenti. Un impatto che genera un cambiamento, anzi oggi parliamo addirittura di mutazione antropologica, insomma in qualche modo i nostri bambini stanno cambiando completamente il sistema cervello-mente, l'attenzione, la cognizione, l'aspetto emotivo, affettivo, persino il modo di amare, di fare amicizia. Insomma, la tecnologia digitale è una vera e propria rivoluzione che cambia tutto e ci interroghiamo su questo cambiamento, su dove stiamo andando, su cosa possiamo fare per governare questo processo. Noi come immigrati digitali, cioè come adulti che siamo sbarcati su questo pianeta del mondo digitale, dobbiamo accompagnare i nativi digitali, cioè questi bambini che nascono oramai totalmente immersi nella tecnologia digitale, in un percorso che non perda di vista l'umano. La tecnologia in qualche modo, pur essendo frutto dell'uomo, oggi ha un potere sull'uomo stesso e quindi è disumana, e mantenere l'umano significa mantenere la capacità di relazionarsi l'uno con l'altro, cosa che a forza di videogiochi, di chat, di tecnomediazione, di SMS, di WhatsApp rischiamo di perdere. E questo dunque è un capitolo centrale, importante dell'azione di Scienza e Vita. E poi c'è rimettere mano alla politica, lo dicevamo. Si può rimettere, è una domanda banale, ma si può rimettere mano in questo paese alla politica? Cioè, occorre far crescere generazioni, immagino, no? Sì, diciamo che in realtà sempre si è cercato di rimettere mano alla politica, non c'è mai un anno zero. Le luci e ombre, la politica è lo specchio dell'umanità, della società di quel momento storico, quindi non è che c'è un momento che è peggiore di altri. L'importante è che in questi momenti storici ci sia sempre qualcuno che è attento a raccordare la politica dei palazzi con la politica delle persone. E in fondo associazioni come Scienza e Vita, con una scuola, un laboratorio, più che altro in biopolitica, tentano di fare questo raccordo. Quindi scienziati, medici, esperti nel campo sanitario, giovani e anche cittadini che vogliono informarsi, anche perché facciamo attenzione, le scelte sulla salute non sono solo un tema di bioetica, ma talvolta sono un tema di tagli delle risorse, il che è molto più subdolo. E qui volevo arrivare parlando di eutanasia, perché c'è stato un incontro stamattina tra alcuni parlamentari cattolici ed esponenti delle università, di 4 università, proprio sulla legge che è in elaborazione, no, in Parlamento, sul testamento biologico, che è una legge che tenderebbe, almeno a quanto hanno affermato oggi questi parlamentari, tenderebbe ad essere molto, molto aperta, troppo, cioè che andrebbe verso un'eutanasia, cioè un permesso a chiunque volesse smettere di vivere, di farlo tranquillamente con un avallo medico oltre che legale. A questo molti medici si oppongono. Sì. Scienza e Vita cosa dice? Scienza e Vita ha una posizione chiara e netta, è una legge che riduce il medico a esecutore della volontà del paziente, perché questa legge dice che il medico deve fare esattamente quello che dice il paziente. Il paziente è nella situazione più fragile e quindi tante volte per un momento di sconforto potrebbe dire delle cose che invece il medico in scienza e coscienza può fare diversamente e poi magari dopo qualche mese rendersi conto che quella scelta sarebbe stata sbagliata, letale, esiziale per l'essere umano. Professor Bruni, a questo punto il paziente diventa un costo e fa molto comodo, lo è in molti paesi che hanno approvato la legge sull'eutanasia, è un costo che è stato tagliato direttamente, quindi si fa prima. Sì, insomma. Questo è un aspetto, io penso ancora di più, c'è la cultura che il cliente ha sempre ragione, cioè si sta diffondendo questa mentalità della sovranità del consumatore in tutti gli ambiti, quindi se io sono un consumatore che ho una preferenza, che voglio morire, perché tu medico devi essere paternalista e dirmi di no, che è la stessa mentalità che governa il mercato, che sta entrando dappertutto. Quindi dietro queste, diciamo dall'utero in affitto a questa liberalizzazione del fine vita, c'è
una mentalità economica dominante che entra ovunque, trasforma tutto in merce e tutto in preferenze sovrane dei consumatori che hanno l'unica parola importante sulla vita. Che è l'opposto dell'economia di comunione, di quel concetto che abbiamo cerchiamo di spiegare ogni volta sì. Un po' di più. Facciamolo anche ora. Anche perché sto venendo da... questi giorni abbiamo un congresso con da 51 paesi del mondo e che andremo sabato dal Papa, andremo dal Papa Francesco in 1150 persone, quasi tutti imprenditori, per presentargli l'economia di comunione, questa realtà che da 25 anni vive, è nata dal Movimento dei Focolari, da Chiara Lubich, e che oggi per la prima volta andiamo da un Papa a raccontare i frutti di questa realtà. Oggi è appunto l'ultimo momento prima di lasciare un po' a metà i lavori per correre qui, volentieri. Stavamo parlando il gruppo di imprenditori messicani con il gruppo di imprenditori nordamericani per far partire dei progetti di fraternità in questo momento dove i rapporti tra USA e Messico sono particolari. Questa è la comunione in economia come profezia in un mondo che sembra dire in certi luoghi l'opposto. Andiamoci a vedere adesso i titoli del TG2, vediamo se aggiungono qualcosa alla nostra discussione. Firmato tra Italia e Libia un memorandum sul contrasto dell'immigrazione clandestina. Il premier Gentiloni, giornata importante, serve l'impegno economico dell'Europa. Il ministro dell'economia Padoan, un'eventuale procedura di infrazione aperta da Bruxelles è un'ipotesi allarmante, riduce la sovranità, l'aggiustamento dei conti entro aprile. Interrogata dai PM di Roma la sindaca Virginia Raggi, indagata nell'inchiesta sulla nomina del fratello dell'ex capo del personale Marra, polemiche su una polizza vita stipulata a favore della Raggi. Dopo la sollevazione di associazioni ambientaliste e di migliaia di animalisti, la conferenza Stato-Regioni accantona il piano che prevedeva la possibilità di riaprire la caccia al lupo. Elisa festeggia 20 anni di carriera e di successi internazionali. La cantante Giuliana celebrerà l'anniversario con tre show, evento all'Arena di Verona il prossimo settembre. Allora, questi titoli che abbiamo già commentato in larga parte, i più importanti, allora adesso volevo farvi vedere una notizia particolare che viene dal Giappone, perché c'è stata una stazione che mescola interessi, economia, ambiente, e una stazione che è stata costruita intorno a un albero. Guardiamo un po'. Quando le autorità giapponesi hanno deciso la costruzione della stazione di Kayashima nella periferia di Osaka, si sono trovati di fronte ad un problema complicato, un albero secolare proprio nel luogo dove era necessaria la costruzione. Se riesci ad acchiappare mosche con bastoncini, puoi realizzare qualunque cosa. Con un po' di creatività la soluzione è stata trovata. Costruire la stazione attorno all'albero. Il grande albero Kusu di Kayashima, come è noto il grande albero della canfora, è più vecchio dei registri storici, ma le stime gli danno più di 700 anni. Quando la stazione fu inizialmente costruita, l'albero era a fianco di essa e forniva ai passeggeri ombra e riparo da sole e pioggia. Ma con la crescita della popolazione giapponese, la stazione doveva essere ampliata. Nel 1972 era stato deciso di tagliare l'albero secolare. All'albero però erano attribuite qualità quasi soprannaturali e non mancano storie o leggende su strani incidenti che si sarebbero verificati come conseguenza alla decisione di abbattere l'albero. Ad esempio, un operaio che aveva tagliato un ramo dell'albero si ammalò poco dopo. Forse più per superstizione che per amore della natura, alla fine fu deciso di lasciare l'albero dove era e di costruire la stazione attorno ad esso, trasformando l'albero in una sorta di altare, circondato da un recinto di corde Shimenawa, usate nei rituali di purificazione nello shintoismo. Il risultato è qualcosa di assolutamente insolito, che però è riuscito a combinare le esigenze del progresso con la tutela della natura. Natura insegna, non gli uomini. Vedendo questo servizio, professor Bruni, mi veniva in mente il discorso che lei faceva sulle piante, no? Mettendo sì. Insieme economia e piante. Sì. In 20 secondi, che c'entrano? Ma che l'economia si è sviluppata seguendo il modello animale, divisione degli organi, gerarchia, in realtà ha abbandonato il modello vegetale, dove non essendoci organi, le piante vivono con tutto il corpo, sentono con tutto il corpo, odono con tutto il corpo. Oggi avremo bisogno di imprese resilienti come le piante, perché la pianta, non avendo organi, rivive se salva il 10% del corpo.
quindi è capace di una grande resilienza di fronte alle intemperie. Noi dovremo oggi imparare molto dalle piante, c'è un'intelligenza enorme attorno a noi che non conosciamo, ma quella delle piante, perché noi da animali tendiamo a riprodurre animali come schemi, e noi lavoriamo anche su questo perché c'è una saggezza dell'albero, a parte che è interessante che il Giappone ha una cultura sulle piante molto interessante da questo punto di vista, da cui potremo apprendere molto. Professor Gambino, in chiusura, le sfide che ci attendono, in cui Scienza e Vita è in prima linea. Beh, le sfide che ci attendono, senz'altro il tema del fine vita è una sfida importante, soprattutto perché, ricordiamolo, dietro il tema del fine vita si annida un'esigenza di risparmio, e quindi facciamo attenzione, magari viene ammantato di autodeterminazione, libertà del paziente, libertà. Non è vero, non ci caschiamo, i cittadini non ci caschino in questo tranello. Il tema è che poiché le risorse sono poche nella sanità e si vogliono tagliare, tanto più si riescono a tagliare, tanto più il paziente viene visto come un peso. Grazie al professor Gambino, grazie al professor Brumi per essere stati con noi. E adesso una poesia di un grandissimo autore argentino, Jorge Luis Borges, che proprio oggi, perché sono 481 anni dalla fondazione di Buenos Aires, la poesia si chiama Buenos Aires. E la città adesso è come una mappa delle mie umiliazioni e fallimenti. Da quella porta ho visto i tramonti e davanti a quel marmo ho aspettato invano. Qui l'incerto ieri e l'oggi diverso mi hanno offerto i comuni casi di ogni sorte umana. Qui i miei passi ordiscono il loro incalcolabile labirinto. Qui la sera cenerognola aspetta il frutto che le deve il mattino. Qui la mia ombra, nella non meno vana ombra finale, si perderà leggera. Non ci unisce l'amore ma lo spavento. Sarà per questo che l'amo tanto. Ci vediamo domani sera alla stessa ora. Buona serata.